L'ultima formula che ci serve è quella dell'accelerazione del punto Q. Vedremo che è questa formula qua, cioè questa. Intanto la prima cosa da ricordare è che, abbiamo detto prima, l'accelerazione del punto Q ha sempre il segno opposto alla posizione del punto Q. Quando la posizione va a destra, quindi prima e quarta figura, primo e quarto quadrante, l'accelerazione del moto armonico va a sinistra, primo e quarto quadrante. Viceversa, quando il punto Q si trova a sinistra dell'origine, posizione negativa, seconda e terza figura, la sua accelerazione va a destra, come è logico perché abbiamo visto prima che l'accelerazione del punto Q punta sempre al centro, dal momento che l'accelerazione di Q è la proiezione sul diametro dell'accelerazione di P. L'accelerazione di P era l'accelerazione centripeta, punta sempre al centro, di conseguenza anche la sua proiezione sul diametro, cioè l'accelerazione di Q, punta sempre al centro, mentre invece la posizione S punta sempre all'esterno. Quindi la posizione S del punto Q punta sempre all'esterno, perché è un vettore che parte dall'origine e va a individuare dove si trova Q. Quindi se Q sta a sinistra, questo vettore va a sinistra, se Q sta a destra, questo vettore va a destra. Viceversa, l'accelerazione di Q punta sempre al centro e perciò l'accelerazione ha sempre segno opposto alla posizione. Per trovare la formula che esprime l'accelerazione di Q, facciamo questa costruzione geometrica con questo triangolo rettangolo qua, di cui noi conosciamo l'ipotenusa, che è l'accelerazione centripeta di P, che in formula vale omega quadrato R. A noi serve il cateto adiacente all'angolo alfa, perché l'angolo alfa descritto da P ce lo ritroviamo qua. Quindi per trovare la lunghezza di questo cateto adiacente all'angolo alfa, che è A, l'accelerazione A, dobbiamo fare l'ipotenusa, accelerazione di P, per il coseno di alfa. Ed eccolo qua, A uguale accelerazione centripeta di P per il coseno di alfa, cioè per il coseno di omega t. Andiamo a sostituire quindi ad alfa omega t e all'accelerazione centripeta di P omega quadrato r. Otteniamo così omega quadrato r coseno di omega t. Ma ricordiamo che r coseno di alfa, cioè r coseno di omega t, era la posizione S. E quindi l'accelerazione di Q, del punto Q, è omega quadrato per questo r coseno di alfa è S, quindi omega quadrato per S, eccolo qua. A uguale omega quadrato S, però ci manca ancora il segno. Abbiamo detto che l'accelerazione del punto Q è sempre rivolta all'interno e abbiamo detto che l'accelerazione di Q è sempre rivolta all'interno e quindi ha sempre segno opposto alla posizione di Q. Quindi dobbiamo aggiungere qui un segno meno, per cui la formula finale è A uguale meno omega quadrato S. Così abbiamo che l'accelerazione di Q ha sempre segno opposto alla posizione S di Q. La formula è riportata anche qua. Ci chiediamo adesso dove l'accelerazione di Q è massima e dove è invece minima. È massima agli estremi, quando il punto Q si trova all'estremità. Questo perché lì dove per un attimo si ferma il punto Q, lì la velocità è 0, però è la massima rapidità di variazione di questa velocità, perché per esempio quando il punto Q arriva all'estremità sinistra, rallenta, si ferma un attimo e riparte a destra, quindi è la massima variazione di velocità. La velocità passa da un valore negativo perché il punto Q viaggia verso sinistra, si ferma e passa da un valore negativo a un valore positivo perché dopo il punto Q ritorna a destra. È la massima rapidità di variazione della velocità. Infatti in quei due punti estremi l'accelerazione di P e quella di Q coincidono, sono entrambi vettori orizzontali. Viceversa, l'accelerazione del punto Q è 0 proprio quando passa nel centro. Infatti lì dove passa con la massima velocità, ecco, velocità sfreccia a sinistra o a destra, però per un attimo lì la sua velocità non cambia, cioè nel momento in cui sfreccia al centro il punto Q per un attimo mantiene velocità costante. È l'unico momento in cui non cambia la sua velocità per un attimo, quindi è l'unico momento in cui non ha accelerazione. Questo del resto si capisce perché l'accelerazione del punto P, l'accelerazione centripeta, è rivolta verso il centro, come sempre, e quindi in questi punti particolari, quindi con l'angolo di 90 gradi e 270, questa accelerazione P è perfettamente verticale. Quando andiamo a farne la proiezione sul diametro, questi vettori verticali non danno niente, quindi danno un'accelerazione 0 del punto Q.
cioè questi due vettori verticali non danno cioè non hanno proiezioni sul diametro orizzontale. È la stessa cosa che succedeva alla velocità, ma stavolta alle due estremità, quando, essendo le velocità di P due vettori verticali, non davano proiezione orizzontale. Comunque, al di là dell'aspetto matematico dei vettori, le proiezioni e le formule, i concetti intuitivi e fisici sono che il punto Q oscilla avanti e dietro, quando passa per il centro ha la massima velocità e questa velocità vale omega r, più o meno omega r se passa verso sinistra o verso destra. Omega r perché ha la stessa velocità del punto P in quel momento. Quando invece il punto P staziona per un attimo alle due estremità, quando staziona per un attimo alle due estremità, la velocità è 0 in quel momento. Ecco qui, v uguale 0 perché? Perché per un attimo si ferma in quei due punti. Quindi i punti di velocità 0 sono gli estremi, il punto di massima velocità è il punto centrale per il moto di Q, il moto armonico. Invece il contrario accade per l'accelerazione. Quando il moto armonico, il punto Q, passa per il centro, quindi a questo momento qui, non ha accelerazione perché per un attimo mantiene la velocità costante al valore massimo. Invece l'accelerazione è massima dove la velocità è 0, nei punti di inversione del moto, perché lì c'è la massima rapidità di cambiamento di questa velocità. Perciò dove la velocità è 0 l'accelerazione è massima e dove la velocità è massima, cioè al centro, l'accelerazione è 0.